nostri sogni. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Ore 21 e un minuto, buonasera dallo studio centrale di TV6, nuovo appuntamento con Replay. Non vuole essere una puntata triste, però è difficile trovare le parole in queste ore per ricordare Daniele Becci, un amico di Pescara, un amico di questa terra, un amico del mondo del lavoro e anche dello sport, un uomo di poche parole che lasciava spazio ai fatti. Aveva un cuore grande per tutti, quel cuore che poi lo ha tradito. Era anche amico di questa trasmissione, personalmente lo conoscevo da più di 40 anni e a Replay ci piace ricordarlo così. E sta entrando in diretta, d'altronde siamo proprio vicino, addirittura vicino alla mia postazione, il presidente della Camera di Commercio, Daniele Becci. Buonasera presidente, come va? Bene. Ecco, Antonio, direi che abbronzato come gli altri. Mi fa dire una cosa, sì. Che credo ieri sia stato un grande ritorno allo stadio Adriatico. Di chi? Della Curva Nord, del tifo della Curva Nord, che è stato sicuramente, cioè, ne parleremo, una cosa stupenda. Noi dobbiamo guardare a quello che sarà quest'anno. Quello che sarà quest'anno, diciamo, da una giornata atipica come ieri, perché ieri vorrei ricordare che per due volte è stata interrotta la partita perché c'era un caldo incredibile, per cui aspetterei a dare dei giudizi, mi baso sulle certezze. Le certezze sono, come dicevo, un fantastico ritorno della Curva Nord, che non voglio immaginare quando finalmente in questa città avremo uno stadio per il calcio, quale valore aggiunto possa diventare per la nostra squadra. Però intanto siamo partiti bene. Ma l'importante, diceva tal catalano, meglio uscire a cena con una bella donna che uscire con Di Francesco. Grazie. Grazie a Francesco Di Francesco. Arrivederci. Questa era la puntata dopo la prima giornata di campionato, dopo quella vittoria con il Foggia. Buon viaggio presidente Becci, ovviamente alla moglie Francesca, ai figli Alessandro e Arianna, l'abbraccio di questo studio, e vado a presentare gli ospiti di questo numero. Ritrovo con piacere il collega Federico De Carolis, buonasera Federico, ben rivisto. Al suo fianco abbiamo Antonio De Leonardis, buonasera Antonio. È un piacere ritrovare anche l'editore di Parsifal Media, Luciano Marrone, per i suoi 40 anni, il compleanno, auguri. Presidente Marrone, qui alla mia sinistra Francesco Di Francesco, buonasera Francesco, e poi l'altro amico di questa trasmissione, Riccardo Clinco, buonasera Riccardo. Buonasera. In regia saluto Andrea Costantini, buonasera Andrea. Buonasera Enrico, buonasera a tutti gli ospiti di questa trasmissione, di questo numero di Replay. Siamo pronti per seguire anche gli sviluppi di mercato, chiaramente arrivano tante notizie e tante indiscrezioni e cercheremo un po' di dare conto ai nostri amici telespettatori da casa. A te Enrico. E oggi c'è stato il cordoglio del mondo politico, imprenditoriale, con i funerali di Daniele Becci presso la chiesa di Sant'Antonio. Vorrei che qualche amico in studio così ricordasse Daniele, perché ripeto, da pochi giorni era diventato il presidente della Camera di Commercio di Chieti e di Pescara, poi non ha potuto festeggiare come voleva lui questo traguardo. Antonio, tu eri quella sera in trasmissione, sei stato anche nelle successive puntate, e davvero oggi ai funerali Pescara si è stretta intorno alla famiglia. Evidentemente era uno che si faceva voler bene un po' da tutti, senza colori politici.
Ma sì, insomma, la chiesa era strapiena, c'era tantissima gente anche quando è partito il feretro da sotto casa, con, tra l'altro con tutti i sindaci, tra l'altro non solo della, non solo di Pescara, ma di tutta... cioè, invece è rappresentato... cioè, io ho imparato a conoscerlo, non lo conoscevo prima, ho imparato a conoscerlo per le cose che ha fatto, cioè per come è venuto fuori, per l'impegno che ha dato. Lui praticamente, nel momento in cui ha preso in mano la Camera di Commercio, veramente ha cambiato passo e ha cambiato anche obiettivi, credo. Già questo fatto di aver, essere riuscito a unire, a superare i campanili proprio con l'unione delle, delle Camere di Commercio, credo che sia comunque una cosa unica, non solo per Pescara ma anche per Chieti. E ho imparato a conoscerlo con tante iniziative, perché alla fine lui veniva sempre, tutte le varie iniziative importanti che sono state prese in questi anni, c'era sempre il suo zampino. Io questo ho imparato a conoscerlo e anche ad apprezzarlo. E la Camera di Commercio, voglio dire, veramente ha fatto un salto di qualità, proprio come, come importanza anche sul sociale, cioè per la città, voglio dire, ha rappresentato, magari fino a 20 anni fa non era lo stesso, non era questo il modello della, della Camera di Commercio. Le tante iniziative l'hanno visto protagonista per, appunto per le varie iniziative, e tra l'altro anche per lo sport, sempre molto vicino. Quello spezzone che è andato in onda, in cui lui si rallegrava per il fatto di aver rivisto la tifoseria biancazzurra allo stadio, soprattutto la curva nord, perché ricordiamo che c'era stato questo sciopero che durava già da prima che iniziasse il campionato, e proprio la genuinità anche del tifoso, voglio dire, del tifoso sempre attento. Veramente credo che anche Pescara abbia perso un uomo importante, che a mio avviso probabilmente nel suo lavoro era anche avanti rispetto a tanti altri, e spero appunto che questa traccia che lui lascia possa essere raccolta e portare avanti un progetto che a mio avviso ha aiutato un po' a crescere questa città. Chi vuole aggiungere un ulteriore ricordo? Francesco ti aveva salutato con quella battuta, era un uomo anche di spirito, aveva sempre il sorriso. Era una persona elegante in tutti i modi, negli atteggiamenti, nel modo di proporsi, almeno per quello che l'ho conosciuto io, al di là di quello che poi possono dire tanti sul piano professionale. Io l'ho conosciuto qui nelle varie trasmissioni con te, in tua compagnia. Era una, difficilmente adesso si dice, era una brava persona, a volte si dice anche di persone che non lo meritano. Io sono l'ultimo degli ultimi a poter dire qualcosa di più su Daniele Becci, che è una grave perdita per tutti, soprattutto per la famiglia, perché poi in casi del genere, quando muoiono personaggi così di spicco, importanti per la bravura dimostrata nella propria professione, ci si dimentica a volte anche della famiglia, ed è quella, credo, la perdita più grave per la moglie e per i figli che tutti quanti noi abbracciamo. Ripeto, era una persona elegante, una brava persona, e purtroppo in casi del genere è vero che se ne vanno i migliori, purtroppo. Ripeto, davvero un abbraccio forte alla moglie Francesca e figlio Alessandro, Arianna, anche alla mamma di Daniele Becci, che è stata ricordata anche oggi in chiesa. Andiamo avanti, anche se è difficile, perché poi, ripeto, questa è una puntata un po' diversa dalle altre, perché è stato un inizio d'anno sicuramente negativo. Un altro lutto che coinvolge la città di Pescara è per l'allenatore Antonio Valentin Angelillo. Era il tecnico della seconda promozione in Serie A del Pescara, in quella fatidica giornata di Bologna, quando ci fu l'esodo dei 40.000 tifosi, lo spareggio con il Monza, vinto 2-0. Parliamo del 1979, e tra poco sentiremo il ricordo dei due amici qui in studio che hanno conosciuto meglio di altri Angelillo, che poi è stato
prima di venire qui a Pescara come allenatore, un grandissimo giocatore, ha quel record dei gol con la maglia dell'Inter. Ecco la gioia che ci regalò nel 1979. Raccoglie, ripeto, per Pavone, Di Michele, ecco Di Michele, non vede subito Cinquetti, ripeto, ancora in azione, ripeto che entra in area di rigore, si allunga il pallone, cross al centro, Pavone, rete, ha segnato il Pescara con Pavone, è il 41esimo minuto del primo tempo, ha segnato Pavone di testa, il Pescara è passato in vantaggio. Alla vicini, in difficoltà con Cinquetti, ruba il pallone, Cinquetti, ecco Cinquetti, si libera di palla vicini, per Nobili, ecco Nobili, tira in porta, c'è direzione di... Zucchini si attende solo il triplice fischio finale, c'è il fischio! Ed il Pescara entra in Serie A! Bei tempi, 1979, lì iniziò poi la favola dei 40.000, perché nella prima promozione con Cadè si giocarono due spareggi anche a Bologna e Angelillo ci lascia all'età di 80 anni. Chi vuole iniziare in ricordo di questo personaggio? Federico, tu l'hai conosciuto qui a Pescara, Angelillo? Sì, l'ho conosciuto a Pescara, ho passato tutto il ritiro che abbiamo fatto per il ritorno in Serie Presidente A. Era Capacchietti, giusto? Presidente era Capacchietti, andammo in ritiro a Belluno, vicino a Belluno, e tutti i giorni per un mese. Ballico direttore sportivo, te lo ricordi? Ballico, sì. Ballico, sì. Sì, sì. Ponte delle Alpi. Ponte delle Alpi era. Ponte delle Alpi. E... fuori del campo era sempre uno spasso, aveva sempre una battuta pronta. Comunque era un sudamericano. L'ha dimostrato sia quando giocava, 33 gol, il record che resiste ancora nel campionato. Ecco, questo lo dobbiamo precisare perché a 18 squadre esiste questo record. È un record che resiste ancora. Quindi tu lo ricordi anche come giocatore? Sì, fu bocciato da Herrera. Io ricordo le polemiche che ci furono. Poi alla fine bisogna rifarsi sempre a Gianni Brera, che ha svelato tutti i misteri, cioè Angelillo era giovane, era il centravanti dell'Inter, aveva segnato 30 gol, se usciva per Milano tutte le donne stavano intorno a lui. E questo a Herrera non garbava nella maniera più assoluta, il quale senza giudizi, senza ponderare sui giudizi tecnici, lo fece fuori, contro il parere dello stesso Angelo Moratti, il quale stravedeva per Angelillo Moratti. Stravedeva sì, però all'inizio lui pensava che fosse stato uno di quei campioni che gli avevano ammollato per soldi. Invece lo fece contornare da due compagni di squadra che lo svezzarono, gli presentarono la Milano bene di allora, la Milano dei tempi, la Milano da bere, e lui quando uscì con, mi pare che fosse Ilia Lopez. Cominciò a segnare gol a tutto spiano e batté il record. Poi da allenatore lui non, a Pescara, nonostante avesse vinto quel campionato,
non è stato mai amato, perché la gente diceva che la squadra giocava male. Io, ecco, è vero che nelle prime 5 giornate o 6 giornate aveva vinto 5 volte, però addirittura gli andarono sotto casa i tifosi per contestarlo. È vero, Antonio? Lui lo sa bene. Ma guarda, intanto la premessa era che il campionato precedente, il Pescara è retrocesso con Cadè, e in estate ci fu addirittura una raccolta di firme per tenere Cadè, perché la squadra aveva giocato un gran calcio pure in Serie A, facendo solo 17 punti. Raccolse addirittura 10.000 firme, per cui era insomma, la gente era ancora innamorata di quel calcio, di quell'allenatore, pure lui straordinario. Però la società, tra l'altro, Capacchietti diventò proprio presidente quell'anno, e scelse invece Angelillo, e la cosa non fu accettata. Io ricordo che addirittura che la squadra venne contestata la prima volta in Coppa Italia, era un Pescara Udinese notturna, finì 0-0, ci fu quasi un mezzo assedio, con fischi allucinanti, una situazione incredibile. Nessuno, magari poi ci accorgemmo che l'Udinese stravinse quel campionato, quindi non era una squadretta. E poi è vero, poi addirittura fece le prime 6 partite, le prime 5 partite, 4 vittorie e 1 pareggio, 5 vittorie e 1 pareggio, 11 punti. 11 punti perché c'erano ancora i 2 punti, c'erano, no? C'erano ancora i 2 punti, tra l'altro con 2 vittorie in trasferta a Nocera, tra l'altro un gol straordinario di Cinquetti che tirò da 40 metri. E al primo pareggio successivo a Monza, esplose la contestazione 1-1, tra l'altro in quella partita venne fuori anche quello che era un po' il carattere di Angelillo, che avrebbe caratterizzato la sua esperienza a Pescara. Ci fu immediatamente una lite con il centravanti, che era Ferrari, il famoso, sì, Riccio Gol, pure lui un attaccante, era stato il pezzo forte del mercato di quel Pescara, che però, voglio dire, aveva un carattere strano, esuberante, difficile da tenere a freno, e per cui lui era entrato subito in rotta di collisione con Ferrari. Poi, quella era una squadra forte, un centrocampo, no, squadra, con Repetto, Zucchini, Nobili. Era molto forte, perché Pavone, attuale direttore sportivo del Pescara, tra l'altro, appunto, aveva mantenuto in gran parte l'ossatura della squadra che con Cadè aveva giocato, aveva la promozione la Serie A, quindi Nobili, Repetto, Zucchini, ma anche Motta, Andreuzza, cioè era una squadra costruita in affetti per vincere, più Pavone che veniva dall'Inter. Io ricordo addirittura l'esordio di Pavone, amichevole con la Roma, vinse Pescara di Angelillo, vinse 2-0, uno spettacolo con Pavone, veramente sembrava Garrinche quella partita. Quindi poi si è andata avanti, il suo carattere alla fine è andato un po' a cozzare, pure soprattutto anche con diversi giocatori. Ricordo che so una partita a Massa Carrara in campo neutro, Sampdoria Pescara, Pescara perse a 4 minuti dalla fine, fece un gol De Giorgis della Sampdoria, Andreuzza si fece scappare il giocatore, lui venne in conferenza stampa e parlò per 5 minuti e disse peste e corna di Andreuzza, cioè io la prima volta che sentivo, ma proprio lui non aveva peli sulla lingua. Sentite, ma Federico, poi perché Angelillo non ha avuto una grande carriera da allenatore secondo te? Ma appunto, io penso la carriera da allenatore non l'ha avuto perché intanto era sudamericano e si è trascinato dietro per tutta la vita tutti i vizi e le virtù dei sudamericani. Poi, per esempio, dal giocatore, lui era stato acquistato dal Napoli per volere di Sivori, non giocò quasi mai nel Napoli, non so se abbia fatto una partita sola. Perché? Perché Sivori si infortunò, finito Sivori a Napoli non lo vollero, lui tornò a Milano ormai sconfortato e andò a fare l'allenatore all'Angelana, faceva l'allenatore e il giocatore e ottenne un ottimo risultato. Poi cominciò la sua carriera, è stato anche a Chieti, sì. Angelino lo esonerò a 5 giornate dalla fine del campionato, poi arrivò Pescara come allenatore. Angelino era uno, cioè i grandi fuoriclasse secondo me vorrebbero che tutti i giocatori somigliassero a quel che riuscivano a fare loro in campo. Quando dimenticano che hanno a che fare con gente normale nel calcio e che non sono fuori classe, perché Angelillo era uno degli angeli della faccia sporca, quindi era
era un grandissimo giocatore. Allora succedevano le liti cui ha fatto riferimento lui con i vari giocatori perché sbagliavano. Però riuscì a trascinare 40.000 persone, no, non solo per merito. Posso precisare almeno come l'ho vissuto io? Tra l'altro ero da ragazzino, 13 anni, ho vissuto quei 33 gol di Algeria da tifoso dell'Inter. Per me era una specie di eroe, voglio dire, quei gol me li ricordo, facevo il quarto ginnasio. E addirittura gli amici mi chiamavano Angelillo, addirittura. Per quanto ero proprio innamorata di questo calciatore che veramente ha fatto le cose straordinarie, quei 33 gol li fece in 33 partite perché uno ne saltò per squalifica. La realtà è che poi lui come tecnico, in effetti, più che vedere, lui il suo calcio era uomo contro uomo, cioè questo era un calcio probabilmente quello che fa adesso Gasperini, voglio dire, con l'Atalanta, cioè da altri livelli, con altre idee, eccetera. Però la sua idea di gioco era questo dell'uomo contro uomo, per cui più che sulla tecnica. Per cui se uno con l'uomo contro uomo è più facile che ci sia l'errore certo. Del singolo, certo. E quindi lui spesso sbarellava, voglio dire. Tant'è vero che poi arrivò alla fine, lui fu squalificato proprio alla vigilia delle ultime due partite, quando il Pescara perse a San Benedetto, sembrava che la promozione fosse infatti era in tribuna, se molti non l'hanno notato, sì, e lui venne squalificato, e le ultime due partite più lo spareggio lo dovete vedere dalla tribuna. E in effetti quella squadra era molto forte, allora anche quando lui, momento difficile, è venuta fuori anche la forza della squadra. Addirittura si parlava anche di autogestione, sì, della squadra, massima, che non lo seguiva, sì, più. Anche perché poi al posto suo c'era Malatrasi, che era il secondo, insomma. C'era la squadra, in effetti veniva soprattutto gestita da, diciamo, chiamare da senatore, ma soprattutto perché a parte Nobbi, ripeto, Zucchini, ma c'era Pavone, c'era Pellegrini, era una squadra molto esperta che riuscì a superare, tra l'altro anche col sostegno del presidente Capacchietti, che ebbe grandissimi meriti per quel finale. A mio avviso l'errore fu quello, a mio avviso, di confermarlo in Serie A, perché lui in effetti impose poi, nel momento in cui si si aspettava tutti che cambiasse, perché come era finita, nel momento in cui è stato confermato, ovviamente ha imposto pure le sue scelte in campagna acquisti. E allora quella squadra che lui presentò al campionato di Serie A era notevolmente inferiore a quella che aveva vinto il campionato, perché erano andati via Pavone, Zucchini, che era passato alla Lazio. Lui, tra l'altro, questa trasferimento di Zucchini alla Lazio lo vedeva bene, perché a suo avviso il suo giocatore che per lui era indispensabile era Ghedin, un terzino che poi aveva una grande carriera, non è che la fece. Fatto sta che quella squadra, così, non so, c'era Di Michele che era esploso l'anno prima con lui, però quando arrivò in A era chiuso da Silva, che era un giocatore più da area di rigore, mentre quella sua squadra, insomma, si sbagliò la campagna acquisti. Esatto, questo un ritornello che va di moda. Sì, sbagliarono secondo me a confermare. Probabilmente Angelino fosse andato via da Pescara con quella vittoria, avrebbe fatto anche una carriera migliore, perché insomma le potenzialità per fare allenatore ce l'aveva, l'ha dimostrato poi, che so, andando ad Arezzo, vincendo il campionato portando l'Arezzo in Serie B, insomma una carriera discreta l'ha fatta. Probabilmente quel neo però della retrocessione è rimasto, certo. 40.000 tifosi a Bologna nel 1979, Radio Parsifal era nata un anno prima, Luciano? Certo, un anno prima, ed ero anch'io lì allo collegato stadio con Bologna. Ma 40.000 tifosi in trasferta, vedo ancora in cima la proporzione popolazione tifosi in trasferta, credo che sia un record, record, perché un record. Era quasi il 40% della popolazione. Non era la popolazione solo di Pescara, era tutto l'Abruzzo, perché si mosse tutto l'Abruzzo. Poi la cosa, sì, particolare fu, noi arrivavamo a Bologna la mattina alle 11, eravamo già a Bologna. C'eri tu, Luciano, a Bologna? Sì. Come no? Praticamente era Bologna, era invasa da queste bandiere bianco-azzurre, e c'erano ogni tanto un gruppetto sparuto di tifosi del Monza. A un certo punto uno da vicino fa: ma quanti siete? Tutto preoccupato, perché in effetti era una marea, una cosa. Andrea Costantini ci fa vedere proprio una frase che poi è apparsa
sui siti, no, Andrea, di Angelillo, che svela anche un piccolo particolare. Andrea, vuoi leggerlo tu? Sì, ecco che possiamo vedere, eravamo in ritiro qualche ora prima dell'incontro quando vedemmo dalle nostre camere d'albergo una massa di gente vestita di bianco e azzurro e guardandoci negli occhi capimmo che non potevamo tradirli. Questo è il racconto di Angelillo circa le ore che furono antecedenti lo spareggio di Bologna contro il Monza. Un abbraccio ovviamente anche alla famiglia di Antonio Valentino Angelillo, era doveroso da parte nostra ricordare questo personaggio che ha scritto una pagina importante per la storia della società biancoazzurra. Sono le 21:26 minuti, era doveroso aprire, almeno crediamo da parte nostra, con il ricordo di questi due personaggi, anche se con posizioni diverse. Torniamo alla realtà, quindi Luciano Marroni ci diceva già eravamo in onda a Bologna, poi parleremo dei tuoi 40 anni, come sono stati trascorsi. Sono ore di mercato, ovviamente il mercato è iniziato il 3 gennaio, si concluderà il 31 gennaio. Andrea, diciamo sì, subito se ci sono novità di giornata per quanto riguarda il Pescara? Beh, per quanto riguarda il Pescara non c'è ancora niente di ufficiale, però in uscita è praticamente fatta per Simone Andrea Ganza all'Ascoli, il giocatore già in queste ore è ad Ascoli, domani sosterrà le visite mediche e poi si legherà all'Ascoli con un contratto che avrà scadenza a giugno 2021, è un'acquisizione definitiva del cartellino. Pescara sostanzialmente rientra dall'investimento fatto la scorsa estate quando sborsò circa 1,8 milioni per acquistare il cartellino dalla Juventus. Per il resto ci sono delle trattative molto avanzate, due nomi caldi nelle ultime ore sul fronte delle entrate, Gravion ed Embalo. Andrew Gravion è un difensore franco-guadalupense, attualmente nel Benevento, tornerà all'Inter e l'Inter poi girerà il difensore al Pescara. Un altro giocatore importante è quello appunto è Carlo Sembalo, che è un esterno d'attacco di proprietà del Palermo, non ha spazio nel Palermo di Tedino anche per via del modulo, però un giocatore molto forte che può fare al caso del modulo di Zeman. Embalo potrebbe arrivare nelle prossime ore a Pescara, su di lui c'è il Brescia. Embalo ha giocato nelle passate stagioni al Brescia, ma il pressing bresciano non riuscirà ad avere la meglio sul Pescara, visto che c'è la preferenza del giocatore e anche del suo entourage circa un suo arrivo a Pescara. Sul fronte delle uscite c'è un sorpasso del Parma per quanto riguarda Mazzotta, che era dato inizialmente all'Ascoli, poi al Brescia, ma nelle ultime ore c'è stato un sorpasso del Parma che potrebbe assicurarsi le prestazioni di Antonio Mazzotta, che è in scadenza di contratto. Il Pescara non rinnova il contratto a Mazzotta andrà via, anche se oggi Mazzotta si è regolarmente allenato con la squadra, però nelle prossime ore cambierà casacca e probabilmente il Parma la spunterà sul Brescia. Quindi sono da ufficializzare la cessione di Ganza all'Ascoli, ma è soltanto una formalità, l'arrivo di Gravion dall'Inter, la cessione di Mazzotta al Brescia e anche l'arrivo di Embalo del Palermo, le prime operazioni di mercato. Andrea, mi dicevi che c'era però l'intervista col direttore sportivo dell'Ascoli, sì. Giaretta, fatta nel pomeriggio. Sì, un'intervista ampia, però c'è un estratto di questa intervista. Giaretta si sofferma sulla trattativa che sta portando Ganza all'Ascoli, spiega anche il perché questa trattativa si è dilungata. Allora sentiamo Giaretta e poi sentiamo gli amici in studio. È stata la settimana di Simone Andrea Ganza, a che punto siamo e perché ci siamo allungati un pochino troppo? Ma insomma, mi posso sbilanciare e dire che siamo a buonissimo punto, nel senso che tutti quanti gli aspetti burocratici ormai sono collimati in un'unica direzione, quindi Simone Andrea arriverà nella serata di oggi in città e domani potenzialmente dovrebbe essere la giornata in cui formalizzeremo tutto.
Si è protratta per un po' perché, come tutte le operazioni importanti, non possono mai nascere e portarsi a completamento in 24 ore. Come tutte le operazioni importanti che si rispettano, ci sono sempre dei dettagli importanti da far convergere in un'unica direzione. Quindi parliamo di un investimento a titolo definitivo, di cui poi se riusciremo a completare realmente con le firme l'operazione parleremo dei dettagli domani o dopodomani. Quindi voglio dire, si tratta di un investimento importante, ecco per il perché di un'operazione comunque lunga tra virgolette, perché comunque oggi siamo all'8 gennaio, quinto giorno di mercato ufficiale, quindi insomma possiamo già parlare di un'operazione praticamente chiusa. Allora, queste erano le dichiarazioni nel pomeriggio del direttore sportivo dell'Ascoli. Allora, chiedo a voi in studio, sono le scelte che ritenete opportuno per questa rosa, un difensore, un esterno destro ed un centrocampista? Mi sembra che ci sia anche una richiesta della Pro Vercelli per Cappelluzzi. Iniziamo da Riccardo. Ma onestamente la cessione di Mazzotta un po' mi stranisce, essendo l'unico titolare vero fisso con Pettinari del Pescara. Noi abbiamo lui giocato... precisare che è il giocatore che vuole sì. Per Zeman sarebbe rimasto. Sì, ma per il tipo di gioco di Zeman lui ha considerato due titolari quest'anno, uno era Pettinari e l'altro era Mazzotta. Quindi non capisco neanche perché il fatto che è vero, scherzi contratto, non gli venga rinnovato, lui va via, però credo che l'allenatore si trovi un po' in difficoltà perché era uno dei suoi punti che gli viene a mancare. Già è un allenatore che secondo me qualche difficoltà ce l'ha e gli viene anche a mancare un punto cardine del suo scacchiere. E noi secondo me abbiamo bisogno anche di un centravanti, perché per il momento, andando via Ganz, deve essere sostituito, perché Pettinari, se poi rimarrà Pettinari, perché Pettinari è un altro giocatore molto richiesto da squadre di Serie A, e io credo che se arrivano qualche offerta importante possa lasciarci. E quindi io direi che uno dei reparti dove a questo punto diventiamo carenti è l'attacco, perché anche se rimane Pettinari dobbiamo sicuramente prendere la punta centrale, perché non ce l'abbiamo, perché Embolo è un esterno. In quel caso è Cocco l'alternativa. È Cocco, bisogna vedere Cocco, che a me è un giocatore che, ti dico la verità, se mi è piaciuto, in che condizioni è e come si trova. Probabilmente dalle caratteristiche che ha, una persona che sfrutta molto i cross, quindi noi per il gioco di Zeman dovrebbe adattarsi, però diciamo anche che è ridotto da un infortunio importante e che è 6 mesi che è fuori, e quindi è un'alternativa che onestamente io cercherei sul mercato anche un centravanti giovane disposto a fare la panchina, ma magari pronto all'uso in caso se ne ha bisogno. E per quanto riguarda il centrale difensivo, questo giocatore dell'Inter, ti dico la verità, non lo conosco, ma ho letto le recensioni sui giornali, ne parlano tutti molto bene, e quindi se viene da noi a giocare è molto bene, nel senso che sicuramente dal fisico mi sembra uno che è un bel centrale difensivo. Francesco? Beh, se sono confacente a tutto quello che vuole Zeman, come si vuol dire al gioco di Zeman, a dare una svegliata, più che una svegliata, una continuità di gioco e di risultati ancora migliori, questo lo potremo verificare dopo. Certo, sappiamo con che tipo di giocatori, ce lo dice la storia di Zeman, il mister vuole lavorare, se questi giocatori sono graditi al mister, ben vengano. Certo. In avanti. No, parlavamo dei ruoli, perché per esempio il difensore è normale che ci serve, proprio perché probabilmente i vari Bovo, Campagnaro, Stendardo non faranno più parte della rosa, e quindi numericamente almeno 4 difensori centrali li devi, ci sono Fornasier, li devi avere, appunto Fornasier, Perrotta esatto. Questo che cioè è un segnale di un eventuale sfoltimento della rosa, ma magari può darsi pure che resterà qualcuno di questi. Ma che bisognerà vedere che succede. Certo, io mi auguro che questi, soprattutto gli acquisti, arrivino nel più breve tempo possibile, perché almeno lavorino a 10-15 giorni, ma condendere 10 giorni a questo punto con Zeman prima che riprenda il campionato, perché se riprendiamo il campionato e poi gli acquisti, ma non vuole essere una critica alla giocatori pronti, società. Ecco, giocatori e gli acquisti dovessero arrivare il 27, 28, 29 o addirittura, come tante volte si è verificato, il 31 di gennaio,
cominci già a perdere due giornate, certo, più altre due dopo per poter assimilare quelli che sono i dettami di Zeman. Luciano, ti dispiace per Ganz? Ma un po' sì, perché l'ho conosciuto quest'estate con il papà Maurizio che stava lì allo stabilimento Nettuno. Abbiamo fatto pure la partitella sulla spiaggia insieme. Hai fatto gol pure tu? Beh, io sempre. Però Ganz è un ragazzo umile, giovane, che ha un futuro, secondo me. Paga l'esplosione di Pettinari. Gli doveva dare forse qualche chance in più, Zeman, non gliel'ha dato. Non è colpa, no, ovviamente, del giocatore, non ha avuto spazio, però era difficile. Qualche chance. Scusate, io non voglio sempre fare il bashing contrario, visto che ormai il 90% è contro, contro. È molto critico, usiamo termini ancora di festa, e per essere buoni, con Zeman. Scusate, che opportunità, con tutto il rispetto per Ganz, al quale non c'è motivo per non augurare una carriera luminosissima, ma Pettinari ha cominciato a fare gol, ha continuato a fare gol, ha continuato a giocare anche bene, perché credo che se c'è stata una o due partite nella quale non ha giocato, ma non esiste un giocatore, caro Riccardo, visto che fai così, ma io penso che Dybala, no, pure lui qualche problemino l'ha avuto, qualche problemino nella sua carriera, forse l'ha avuto pure sua maestà Maradona, per non scomodare tutti gli altri. Non ho capito dove doveva giocare sto Ganz, scusate, c'è un'opportunità, ma se Pettinari continua a fare gol, dove poteva giocare Federico, Antonio e con questo Luciano? Fermi, con un altro allenatore magari giocavano insieme Pettinari e Ganz. Vabbè, probabilmente poteva fare qualche ingresso alla panchina. Questo sì, sono d'accordo. No. Al minimo, dai. Su questo sono d'accordo. Una mezz'ora, un tempo. È l'unico che non ha fatto una partita, ha fatto 15 minuti. È l'unico, sì, è vero. Cioè, una cosa folle, direi io. Poi dopo, vabbè, ci sta bene tutti. Cioè, su Pettinari che ne discute. Però il problema è l'utilizzo. Scusa, Federico, tu sei d'accordo? Io sono perplesso. Perplesso? Sì, su una cessione. Non lo so, prima l'ha comprato il giocatore, puntate quasi tutto su questo giocatore, poi viene fuori Pettinari, per l'amore di Dio, tutto il rispetto. Però poteva trovare spazio anche questo qua. D'altro canto sto vedendo che compra uno e vende un altro e non segue la direttiva che ha dato il tecnico, che dice che vuole la riduzione della rosa, perché ne sono 35, non so i numeri esatti. Finora non sta riducendo niente il Pescara, continua a spendere. Beh, no, cioè Ganz non è stato sostituito e finora non è arrivato. Speriamo nessuno. Speriamo che non lo sia, però tre giocatori ceduti e tre in entrata, da quello che ho sentito adesso. Posso fare di nuovo il fascino contrario? Siccome ho sempre sentito dire che il Pescara ha un organico d'alta classifica, con giocatori per nome, per esperienza e per tutto il resto, vabbè, adesso vediamo tutti questi fenomeni che non vanno, che non sarebbero graditi a Zeman, che non andrebbero d'accordo tecnicamente, non si parla di rapporti umani, con l'allenatore, ma vediamo dove andranno tutti questi fenomeni. No, ma sul fenomeni. Valore di Ganz nessuno di No, non mi riferivo solo a Ganz, mi riferivo a tutti gli altri, no? Quello che non sale, il difensore che indietreggia, quell'altro che qua pare che... Francesco, scusami, prego. Ti interrompo, però io c'eri pure tu. Ripeto, questa storia dell'organico di 35 giocatori è una favoletta stupida pure, perché nel girone d'andata, lo ripeto, Zeman ha cambiato 21 formazioni utilizzando 20 giocatori, 20, non mi sembra un organico stranaccio, voglio dire. Poi gli altri hanno fatto chi 10 minuti, chi 15 minuti e arrivi a 27. Capito? Quindi questo problema del giocatore dove andrà, cioè quei giocatori non hanno giocato, quelli già. Luciano, perché non sorridi? Fanno, non sei d'accordo? Non fanno parte di questo. Luciano, io poi la sorride, perplessità, Luciano, che dice lui, ce l'ho pure io, nel senso che alla fine tu prima hai detto arrivano i giocatori graditi a Tech, benissimo. Ma se state, qual era il giocatore gradito a Tech? Pigliacelli? Perché gli ha bloccato il trasferimento all'Avellino. Pigliacelli, sì. Fuori. Ganz l'ha voluto, il tecnico non ha mai giocato. Il terzo è Mazzotta, che
per motivi di contratto, se ne va, per cui di che stiamo a parlare? Vuol dire adesso dobbiamo aspettare di nuovo questi famosi giocatori zemaniani, cioè, anche perché poi voglio dire sarebbe la terza fase, perché è stata la fase dell'anno scorso, la fase del giorno d'andata e la terza adesso, per un allenatore che noi sappiamo benissimo, per almeno come lavora, non parlo dei risultati, come lavora, ha bisogno di tempo, ha bisogno di che la squadra assimili i suoi concetti. Infatti l'unica preoccupazione mia, ci sarei arrivato nel prossimo intervento, cioè, è proprio quella che dici tu. Voglio dire, non è questione di superare, di essere, cioè se andiamo ancora a questa storia del giocatore ideale di Zeman, dopodiché, cioè, il mercato di gennaio, ragazzi, è una specie di gratta e vinci. Perché mercato ti può uscire bene o ti può uscire male. Uno, allora, massimo ci due giocatori, allora diventa un mercato utile. Anche dire, perché la storia degli ultimi anni qua a Pescara ci dice che nel mercato di gennaio ci siamo affondati. Per tutte le squadre, a meno che tu non stia già bene, perché le grandi squadre fanno delle operazioni, oppure quelle che stanno bene, fanno delle operazioni mirate, uno o due giocatori, ma anche costose, voglio dire. È come per gratta e vinci tu prendi 20 biglietti da 20 euro, mentre tu ne devi prendere 2 o 3 da 2 euro, perché quello poi è la differenza. Voglio dire, perché allora se noi puntiamo sul mercato di gennaio per dare questa squadra quel famoso salto di qualità, se andiamo con i piedi di piombo e vediamo quello come si può sistemare, sicuramente la rosa che abbia bisogno di un centrale, di un a mio avviso anche di un attaccante, perché in effetti non è che Pettinari può sostenere da solo l'intero campionato, o meglio non lo sai, perché può essere che faccia 38-42 partite, come non le possa fare, per cui è chiaro che un giocatore che possa essere può essere Cocco, come ha detto. Beh, no, Zeman ha detto che Cocco sta in buone condizioni, quindi può essere giusto, però per il resto adesso vediamo come finisce il mercato, perché i segnali che quali sono. Benari pure dovrebbe. Ecco, però vi volevo chiedere di questo. È in ballo dal Palermo. Dimmi. È vero che c'erano anche Menusciai. No, Menusciai non era. Menusciai passerebbe dal Benevento al Bari. Benevento al Bari. Sull'esterno destro, embolo dal Palermo significa anche una bocciatura per Mancuso? È possibile, sì, voglio dire. Ma Embolo è esterno destro, certo. Mancino che giocherebbe a destra. Ma infatti il problema che lascia perplesso è proprio questo, il fatto di voler ritoccare questa squadra su delle scelte giuste fatte in estate, cioè questa è la perplessità che viene fuori, non è tanto il fatto di dover chiudere, tappare dei buchi, voglio dire. Anche il problema vero è questo, perché chiaramente può essere pure, bisogna vedere che fine farà Benali, se finisce Benali sicuramente sul mercato. Quindi è possibile pure che parte Brugman, perché poi il resto tutti famosi sono sul mercato, sì, voglio dire, però tutti di tutte le squadre, io parlo di questi 20 soprattutto utilizzati, allora è lì che c'è il ritocco della squadra, non è che se parte, quindi resta il problema insomma di quelli che creavano confusione a Zeman. No, quelli non hanno giocato, quelli o hanno giocato poco, che problema c'è? Sì, latte là come il cappuccino, sì, però resterebbe nella rosa, allora il problema, come diceva Antonio, non si è risolto, perché risolto, c'erano prima. Bisognava pagarli prima, ovvio che se restano il problema. Quindi Federico, grandi giocatori, cambiano solo i nomi di quelli che erano in campo. Io non la vedo bene, io ho molti punti interrogativi. Cioè, quali sono? Sul futuro di questo Pescara. I punti interrogativi sono che partono, arrivano, quindi la rosa non si sfoltisce. Ganzo era era un grosso centravanti, l'hanno fatto fuori. Non è nemmeno entrato, non è che è stato fatto fuori. Non ce l'hanno un grosso centravanti come Ganzo adesso. Puoi prendere quel che ti pare in Serie B, uno come Ganzo, per quello che ha fatto. Sì, ma il giocatore non sarebbe rimasto ancora in panchina. In difesa lui parla di quattro centrali che ci vogliono. Ma guarda che in difesa il Pescara c'è una marea di giocatori, adesso hanno comprato anche un terzino. Appunto, dico, ci saranno delle eccezioni. Il terzino non è stato preso, perché questo è un centrale, Gravion centrale. C'è pure la trattativa con un terzino, non mi ricordo il nome. Scambi, cosa. Cioè, quando si va al mercato, forse loro avranno le idee chiare, non le dicono,
Sicuramente, siamo solo all'inizio. Ci vogliono delle idee chiare e dire in questa squadra ci servono due giocatori di base, poi il resto fate quello che vi pare. Ho capito, così ma io Zeman, Sebastiano, ho saputo Pavone sempre dagli e allenatori che avranno allenato. Un po' di idee chiare. Tra tutti e quelli, quattro ne sono, giusto? Il presidente, l'allenatore e due direttori sportivi. Però Francesco, non è un giorno d'andata che si capiscono quando parlano oppure scusa, no? Non è un giorno d'andata che ti possa far avere delle idee chiare. Ah, questo è anche vero. Che troppi alti e bassi. Perché noi sì, ci portiamo avanti no. Dei compromessi, degli aggiustamenti, delle bocciature che sono ci trasciniamo da sei mesi, voglio dire, per cui queste, non cioè, è facile sicuramente. Dire, sicuramente. E poi magari alla ripresa cominciano a vincere e mettono a tacere. In questo momento, scusa Enrico, sì. In questo momento, per esempio, il Parma, per sto vedendo un po', sta facendo che è dei primi posti della classifica, ha una sua identità, sta facendo dei ritocchi mirati con giocatori che non sono tanti da gratta e vincere, nel senso che sulla carta. Come ha fatto giocatori. L'anno scorso quando era in Serie C, prese due giocatori. Ma no, ma tutte le squadre, poi invece a Pescara questo adesso è difficile, perché quando tu togli, che te lo dico, va via Mazzotto, sicuramente non è una scelta del tecnico, è una scelta del giocatore. Però questo è un giocatore che per lui era importante, non ha mai saltato una partita, per cui quello è un buco. La spalla l'anno scorso, chiedo scusa, fece così con due acquisti e poi è andato dove andava. Quello resta, intanto parte con un buco. Così come quella di Gans, è vero che Pettinari è esploso, però ti resta un buco, come ha detto Riccardo, comunque un'alternativa, ti serve nel corso del campionato, voglio dire. Vabbè, c'è cioè, Cocco e Cappelluzzo. In questo momento, io Cappelluzzo questa, potrebbe essere Cappelluzzo giusto, è l'uscita. No, Cappelluzzo era in uscita pure lui, perché in prestito non ha mai giocato, pure lui ha fatto 10 minuti, dà alla destra e è ovvio che... Ecco Luciano, cosa ti preoccupa in questa fase di mercato? Beh, vabbè, cosa mi preoccupa? Già, l'hanno detto già loro, siamo preoccupati perché Zeman sembra che c'ha le idee chiare, però a quanto pare è vero, non è vero, perché aveva Nando del Sole a destra, lì davanti, adesso prima non l'ha ceduto alla Juventus, anche da Embalo, sì. Cioè, l'hanno ceduto però l'hanno tenuto sì. In prestito per farlo giocare, invece in realtà pure Nando del Sole è stato fermato. Quindi come Gans, come gli altri. La realtà ecco, no, poi bisogna vedere se si continua a puntare sui giovani oppure si fa un discorso diverso di avere giocatori con più esperienza, no? Tipo Embalo, non lo so, tipo Gravione è giovane, quindi ma l'arrivo di Embalo non porta matematicamente alla cessione di Benali. Benali. No, parliamo perché di esterno Embalo destro. È esterno destro. Sinistro che però gioca a destra. No, Benali gioca esterno. Ma gioca a sinistra. Ma non giocherebbe più. E chi ci gioca a sinistra? C'è il Capone, ce ne stanno i giocatori. Vabbè, queste poi sono scelte tecniche. Però voglio dire, intanto Embalo è uno che non ha giocato una partita finora, voglio dire. Quest'anno. Sì, certo. Poi il fatto che il Palermo lo dia a una diretta concorrente vuol dire proprio che non ha avuto mai spazio questo giocatore nel Palermo. Non ha mai giocato, quello è il problema. Quindi si va a rischiare di prendere un giocatore inutile, in questo vuol dire? No, un giocatore che poi ci vorrà tempo perché entri in condizione, perché anche se sei allenato ma non gioca da sei mesi, si accarga alla fine del campionato. Andare in pubblicità, poi io credo che... Scusa, ti dispiace se riprendo la te dopo la pubblicità, tra poco. Attenzione. Ah, vabbè, io scusa. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo in via De Gasperi 45 e a Montesilvano in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico.
Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Ora 21:52 minuti, rientriamo in diretta. Allora riprendiamo da Riccardo Clinco. Riccardo, ti ho interrotto prima della pubblicità. No, io volevo dire che parliamo di campagna acquisti, ma per me il gol di Valzania ha rovinato un po' i piani, nel senso che... No, sto semplicemente... Guarda, tra l'altro ti voglio dire una cosa, che ero quasi totalmente d'accordo con quello che hai detto prima. Il gol di Valzania... Il gol di Valzania, l'ultimo... ha rovinato i piani, perché secondo me del presidente, perché secondo me con il pareggio o con la sconfitta Zeman andava a casa. Ma quello pensi tu? Io penso che quel gol di Valzania abbia rovinato i piani, perché io sono convinto che dopo l'ultima prestazione che noi abbiamo vinto, ti dico usando un termine di fortuna, perché quella partita forse giusto era il pareggio, ma se doveva vincere una squadra non eravamo noi, se dobbiamo essere onesti. Ma io dico, sì, questo colpo di fortuna secondo me ha rovinato un po' tutto quello che doveva essere, perché perché andiamo avanti con Zeman. Sì. Non avrebbe mai fatto. No, c'è una carica molto importante in seno alla federazione. Ma tu sei così convinto che se noi non vinciamo col Venezia Zeman rimaneva al suo posto? Io sì. Io no. Io sì. Io assolutamente no. Pareggio e lo continuo a dire. Non sarebbe stato un pareggio da disposizione. Lui poteva saltare solo dopo quella conferenza stampa. Dopodiché, una volta che è superato quello scoglio, resta. Ma non lo so, io credo non che è risultato, io credo sempre, che la fortuna abbia un po' giocato a favore del mister. Io credo che la fortuna abbia giocato a favore del mister, perché Antonio, tu vai allo stadio tutte le domeniche, tutti i sabati, io ti vedo, vediamo la partita molte volte insieme. Noi stiamo giocando male, abbiamo avuto fortuna col Venezia, questa è la verità. Il gol di Valzania tutti abbiamo esultato perché noi guardiamo la classifica, ma in realtà secondo me Zeman era a rischio in quella partita. L'ha vinta, è andata bene. Se non la vince, secondo me, perché? Perché adesso tu, parliamo del mercato di gennaio. Il mercato di gennaio, che sono d'accordissimo con quello che hai detto, ci vogliono uno o due certo, acquisti e uno o due cessioni. Perché se vai a ristravolgere tutto, ripartiamo che i giocatori devono assimilare il gioco di Zeman e ci vuole 7-8 mesi. Perché qui abbiamo visto che per assimilare il gioco di Zeman sembra che questo gioco i giocatori facciano fatica così ad apprendere, questo fino a settimana scorsa. Federico, perché sei perplesso per quello che sta dicendo Riccardo? Perché non è che se tu cambi due o tre giocatori al massimo, la squadra va lo stesso. Non è che ci vuole tutto questo tempo per assimilare. Ragazzi, abbiamo dimenticato che siamo in Serie B. Perché i giocatori hanno fatto una grande fatica per assimilare il gioco di Zeman. Ci sono dei professionisti, non è il gioco di Zeman. Sarà un gioco particolare, sarà un gioco a eletto, a lato, tutto quello che vuole. Insomma, ma io sono d'accordo con te, ma infatti mi stupisco del fatto che i giocatori non è che siano. Ma io mi stupisco del fatto che i giocatori dopo 4 mesi o 5 mesi si dica ancora che non hanno assimilato il gioco di Zeman. Sono d'accordo con te. Ma non è vero, però evidentemente non come non è vero. Ma quando il Pescara ha giocato, ma che assimile, quando il Pescara ha giocato con il modello tattico tecnico di Zeman, ti dico io, forse 3 mezzi tempi in tutto il campionato. 3. Luciano, sei d'accordo? E se vuoi te li elenco. Beh,
Sì, praticamente Zeman non finisce il campionato, ancora riesce a capire come che giocatori deve mettere. Ma non è Zeman. Modulo. Ma noi, allora, un conto se noi ci fissiamo sul nome Zeman, e un conto se analizziamo quello che ha fatto il mister Zeman da quando è arrivato l'anno scorso a oggi. È un allenatore che, se non si chiamava Zeman e si chiamava Pinco Pallo, era già a casa. Se si chiamava Cucureddu, era a casa. Se si chiamava Galderisi, era a casa. E invece noi continuiamo, noi tutti, no. Con rispetto, ma tra Zeman e Cucureddu c'è un mare, un abisso, sì, un ma io oceano. Parlavo, io adesso no, parlavo, inventavo esempi, di nomi, dei nomi, no? Però, no. Con tutti i difetti che anche gli riconosco, però su queste valutazioni, in molti voi avete già espresso il pensiero simile, no? Perché il girone d'andata non è stato esaltante, non si è visto il gioco di Zeman, quindi probabilmente un altro tecnico con un nome diverso sarebbe esaltato. Vorrei ripetere quello che ho detto l'ultima puntata, sì. Cioè il Pescara ha fatto 14 punti con le 6 partite, esatto. Non Zemaniani, esatto. Ne ha fatte 14 con quelle Zemaniani, e non 15 è che con 2-3 ritocchi si possa cambiare, perché è vero che state 20 si minuti possa cambiare mezz'ora, il registro, però no? L'impronta era quella, e ti rispondo anche, perdonami, sul fatto che tu dici Zeman doveva andare via con la conferenza stampa. Io credo che il presidente voleva arrivare alla sosta è un mio pensiero, no. Per cambiare allenatore è un mio pensiero. Anche il mio è un mio pensiero, ma pensa. Vabbè, adesso quello che è stato, perché non è esatto, che sono no, un processo di intenzione. Ma no, lui mi ha detto perché l'ha mandato via dopo la conferenza stampa. Io gli dico che secondo me lui era logica, ma in quel momento devi anche averci l'allenatore. Lui secondo me ha valutato il fatto di arrivare alla sosta che era lunga e ha detto: mo vediamo come ci arriviamo. Se Mazzania non fa quell'Eurogol, perché sono un Eurogol, prende un punto, che cambia? No, no, due punti ha preso, no? Vabbè, però non punto, ce la controprova, Riccardo. Questo è un pensiero tuo. Vabbè, ok, però adesso, è un mio pensiero. Adesso, però il mercato, mi devi perdonare, secondo quello che dite, dà ragione alla mia teoria. Perché? Perché è vero che escono tre giocatori e ne escono tre e ne entrano tre, e quindi non stiamo sfoltendo la rosa. Uno. Punto secondo, Embalo vuol dire la bocciatura di determinati giocatori. Siamo carenti, Mazzotta che va via. Io, se fossi allenatore, se fossi Zeman e punto il giocatore, andare alla società gli direi: no, rinnovo il contratto perché io punto col giocatore. Perché se no, perdonami, è un controsenso. Ma è un controsenso, ha giocato sempre titolare. Ma perché Embalo viene sicuramente a fare il titolare? No, parlavo di Mazzotta. Embalo se arriva, scusami, Embalo se arriva gioca giocare. Titolare, per forza. Ma non verrebbe mai. Il mister lo vuole per avere un'alternativa a Capone e a Mancuso, oltre a Del Sole. No, non viene Embalo. No, fascia a destra, quindi parliamo di Mancuso. Di fascia a destra, Mancuso e Embalo. E quindi. Ma Embalo viene per giocare 5-6 partite, le dovrà pur fare il giocatore, no? Minimo. Il problema è che anche Gans era venuto per giocare. Perché non insomma, se è una richiesta esplicita dell'allenatore. E rispondo anche al discorso di Gans di prima. Ora ha giocato pochissimo, no? Ti volevo rispondere anche al discorso di Gans di prima. Cioè, Zeman l'ha utilizzato non male, malissimo. Ti dico quando poteva giocare. In tanta occasione. Perché in tanta occasione Pettinari, tanto che ha giocato in alcune partite da 9, ha fatto delle prestazioni da 4, dove non ha mai toccato il pallone. Ma quindi in quella partita al 60esimo, dove vedi che Pettinari non indrana, metti Gans. Questo io dico, scusa, non contesto Gans titolare. Essere, chiedo scusa. Allora. Se avesse fatto questo non sarebbe Zeman. È quello che sto per dire, chiedo scusa, ma quando si vince e Zeman fa le cose strane... Sì. Tutti zitti. No, tutti quando zitti. Non si Zeman. Ma scusa, ma cosa vuol dire? Ma è chiaro che se Zeman gioca bene, io sono contentissimo, mi dico viva Zeman. Se gioca in questo modo, ti dico Zeman. Ma perché? Allora se lo so scemo. Allora sono scemo. Cioè Zeman gioca bene, dico che gioca male, allora sono stupido. È chiaro, se io non è che voglio, ma non è la corrente, è che se Zeman gioca bene, tutti diciamo che Zeman gioca bene, ma se Zeman fa queste prestazioni, bisogna avere il coraggio di dire la verità, sta giocando male, la squadra gioca male, questa è la verità, al di là della classifica. Ma se gioca male, c'è una classifica buona, a me mi sta bene. Sì, noi cerchiamo però di capire cosa può portare questo mercato di favorevole all'economia del girone di ritorno, perché qui non scherziamo, c'è un girone di ritorno davanti dove si rischia se si sbagliano determinati movimenti, perché è vero che ci sono
stati dei progressi verso la zona playoff. Si è più vicino alla zona playoff, ma la zona è molto lunga. La zona playoff è pure molto vicina. Se perdi delle certezze, come ad esempio Mazzotta, che è un giocatore che ha dato tanto, no? Si rischia ad esempio in quel ruolo. Si rischia se eventualmente c'è bisogno di un'alternativa a pettinare. Rischi però messi in preventivo, no? Perfetto, ma quello che stai dicendo tu, penso che lo condividano tutti. Però se Mazzotta ha giocato bene, il rendimento è stato buono, Zeman gli va bene Mazzotta, per quale motivo la società non gli rinnova il contratto? Chiedo scusa, una domanda? Il problema economico, il giocatore che vuole andare via. Ma non pare che un giocatore che vuole andare via. Ma c'è il giocatore, c'ha 30 anni, quanto c'ha? Voglio dire, deve rinnovare il contratto, non lo vuole prolungare, è una cosa normale per la società. Devo anche dire che quando ha giocato Zampano e Trescenzi la coppia ha funzionato. Sì, però non lo devi dire tu, il problema è che stiamo parlando di come fare a migliorare questa squadra. Non dobbiamo fare né io né te. Allora, il problema è questo. Mazzotta era un punto fermo di questa squadra, beh, quindi quello non era un problema, chiaro, no? Sì. Quali erano i problemi? Il problema era sicuramente un centrale, perché lo deve prendere, probabilmente un portiere di riserva perché non è che ce l'abbia, quindi pure quello è da prendere, un attaccante perché se va via Ganzo un attaccante lo devi prendere, e soprattutto un centrocampista, perché il problema del Pescara nasce pure lì, il problema vero nasce soprattutto in pratica dal fallimento di tutti questi giovani che devono essere tutti fenomeni, ma chiaramente non potevano essere fenomeni, ragazzi della primavera che giocano non è che fanno 40 partite, giusto, se vanno bene fanno giusto quelle 20 partite, però chiaramente dai giovani probabilmente si aspettavano di più, invece questa squadra va ritoccata per avere quell'equilibrio anche nel... Quindi nel anche quelle... una bocciatura per i giovani. Secondo me sì. Secondo però me tu sì, sai perché, che ai giovani devi dare continuità. E quindi cambia avere... anche questo discorso che Zeman voleva una squadra giovane. Eh sì. Cambia sì, tutto quindi. Ma voglio dire, altrimenti è chiaro che adesso se prendi Embro già... Non sta giocando, però già qualche anno in più, qualche esperienza in più, ha giocato a Brescia, voglio dire, può essere un passo avanti rispetto a quello, però ci servono gli stessi problemi, credo che ci siano a centrocampo e in difesa, perché io stiamo parlando di questo ragazzo Cavillone che ha un bel fisico, che gli piace e tutto quello che volete, però io non so quale può, se può essere questa la scelta giusta, solo perché è giovane, perché ce l'abbiamo io già. Io credo che avranno avuto delle garanzie, sì, Zeman, Pavone, quattro Ave Maria, Sebastiani. No, le garanzie, garanzie nel senso che lo conosceranno, magari lo hanno visto. Anche ha visto quattro partite. Beh, Embalo in tutta la sua carriera ha realizzato finora 6 gol, 5 a Brescia, un anno. No, io stavo a parlare, come si chiama quella? Gavillone. Non è uno che fa gol, Embalo, non è uno che fa gol. Però se uno utile tatticamente. Può darsi che l'hanno visto giocare, che ne so, avranno avuto... Appunto, può darsi, voglio dire, ma i giovani può darsi dica, perché no, noi non scusami, lo sappiamo, ma loro lo sapranno, non credo che prendano, ma sapranno loro, l'hanno visto scusami Francesco, è perché lo stesso, l'hanno visto come me, è lo stesso identico il campionato primavera viene un direttore sportivo, non può essere che ci sono Francesco, è lo stesso identico affermazione che è stata fatta in estate, perché quando tu hai preso questi giochi, li conoscevi tu, Canute lo conoscevi? No, io no, ma invece se l'hanno scelti perché li hanno visto bene, eccetera, eccetera. Poi però non è quello, poi il cambio è diverso. No? Siccome adesso abbiamo fatto 6 mesi di campionato, vuol dire che sono state scelte sbagliate allora? Ma no, scelte magari inopportune, voglio dire, azzardate, ti voglio dire, perché certo, oggi è ovvio che tu il problema questi del centrale di centrocampo ce l'abbiamo ancora, perché tra Canute sì, ma qui non parlo Carraro, parlo proprio della politica. No, ma la politica, mercato, la politica no? della politica portata avanti, che a questo punto se vuoi ritoccarla questa squadra ce devi mettere non solo, ce devi mettere qualità e esperienza. Non è che puoi fare questi giocatori probabilmente saranno bravissimi, come abbiamo detto per Capone, per Canutè, per tutti quanti, però dopo allora, agli atti, siccome questa squadra non ha ancora una sua identità precisa, perché ripeto, le ma posso farvi questo tipo di riflessione, di domanda, ma si fa un mercato anche in prospettiva, perché parliamo chiaro, Zeman potrebbe, uso il condizionale, restare fino a giugno. Non sappiamo se resterà
No, no, anche prossimo perché per sua scelta lo decide sempre dopo. È difficile che dopo un campionato del genere possa essere riconfermato. Questa è l'ipotesi di oggi. Poi può darsi che se si continua su questo andazzo, se non raggiunge, se poco va Zeman viene confermato solo se in Serie A. Se non raggiunge il traguardo dei playoff, potrebbe non essere riconfermato. No? Quindi a gennaio prendi dei giocatori che utilizzerai fino a giugno o sui quali si può costruire anche il futuro per un altro allenatore? No, un altro allenatore, poi bisogna vedere se gli vanno bene quei giocatori. Beh, anche se poi, come giustamente diceva durante la pubblicità Federico De Carlo, la maggior parte degli allenatori danno le direttive da un punto di vista tecnico. Mi serve un terzino sinistro che fa la fascia 2000 volte, ma non fa nomi, perché poi voglio dire, non cedi vari Zampano, Benali e Brugman perché fanno parte del tuo capitale giocatori da utilizzare il prossimo anno a prescindere dal nome dell'allenatore. Sono giocatori che giocherebbero con chiunque. Stiamo parlando di Mose. Se Zampano c'ha voglia di giocare, Zampano è un signor giocatore. Poi, no, però questo non te lo posso passare. Se Zampano c'ha voglia di giocare, secondo me è un'offesa al giocatore. Zampano la voglia di giocare sicuramente ce l'ha. Probabilmente ha fatto delle partite. Ho detto è un signor giocatore. Punto. A capo. Ha fatto delle partite scandalose. Non solo, se ti ho detto è un mondo fermo. C'ha voglia di giocare nel senso di rendere come si deve, perché quando passa da prestazioni di buon livello ad altri che se il compagno sta là e lascia l'avversario, lui passa la palla là. Non stiamo a discutere il campionato. Francesco, l'hai detto tu stesso, è capitato a Dybala, non può capitare a Zampano. Le partite scandalose, ma è Dybala, voglio dire. Quindi non è che lui non si è impegnato. Infatti, quando stavo dicendo a lui. Questo discorso sui giocatori, sulla personalità, io non l'accetto, assolutamente. Questo. Brugman credo di sì. Sono perplesso. Dipende sempre se ci sono richieste alle quali non puoi dire no. Per rispetto per quelli che dicono e per lo stesso Brugman, che mi dite voi, ha sempre detto che gradirebbe e gradisce giocare da centrale di centrocampo. Io il Brugman di questi ultimi due mesi, che ha giocato con continuità in un ruolo che dice che non è il suo, io me lo tengo stretto, perché ha giocato non bene. Ha giocato bene. Ti voglio dire, però se dovevi le stesse cose avresti detto quando ha giocato centrale con Marino, quando ha giocato centrale con Otto, perché? Ha giocato Riccardo benissimo. E poi lui andiamo ad Andrea Costantini. Riccardo, infatti mi contento che non ha giocato. Io ho detto il Brugman negli ultimi due mesi. Voi tutti quanti dite che rende di più da centrale di centrocampo. Nel passato ha giocato bene, ma secondo me, e non vuoi dire il contrario perché è davanti agli occhi di tutti, sta giocando molto bene anche in un ruolo che forse non è il suo. D'accordo, Riccardo e poi Luciano. Riccardo. No, io ritengo che Zampano, piuttosto che Benali, piuttosto che Brugman, siano giocatori che in qualsiasi squadra sono titolari in Serie B. E quindi io ritengo che l'utilizzo di questi giocatori è sbagliato. Lo dico perché non giocano come devono giocare. Zampano secondo me sta giocando male, secondo me potrebbe anche essere un motivo di poca considerazione a livello anche l'allenatore sta giocando nel suo ruolo. È una persona, scusami, diciamo che se domani arriva l'ondata di maltempo dal nord, la colpa è pure di Zeman. Io ti affermo che Zeman, con tanti giocatori non parla. Zeman non parla con alcuni giocatori. E chi se ne frega? Allora non è vero, perché l'allenatore deve parlare con i giocatori. Se lui non parla con i giocatori. 5 anni fa ci parlavo. Ma certo che ci parlava, noi non ci parla. Prima ci parlavamo, esatto. Guarda, per quello che te lo sto dicendo. Scusami, Federico e Luciano, che dobbiamo andare in pubblicità. Federico diceva una cosa completamente diversa. Ma dai. Se avessi allenato io il pescatore, avrei detto lo stesso. Ti rispetto talmente tanto per quello che hai fatto, Luciano, ottimo nella tua vita. Scusate. Con Immobile, Insigne, con qualsiasi tecnico di prima categoria dopo la pubblicità. Luciano, non risponda alle dici il tuo pensiero su queste voci, su questi giudizi, anzi sul mercato. Guarda, io penso che Zeman lo dobbiamo lasciare lavorare, perché il presidente gli ha dato fiducia. Quindi Riccardo, purtroppo Balzania dice meno che ha fatto cambiare i piani, però secondo me non andava via, anche se non vincevamo,
Penso che Zeman, vabbè, ce lo dobbiamo tenere così com'è, i risultati gli stanno dando anche ragione, perché se noi andiamo a esaminare le tante partite del Pescara che eravamo in vantaggio di 2 o anche di 3 gol e poi abbiamo pure pareggiato. Perché? Questo non è colpa di Zeman, bisogna dire. No. È colpa dei giocatori. Colpa mia. Può darsi, no, può darsi. No, può darsi che Zeman abbia forse in queste partite non vinte in vantaggio di 2 o 3 gol, perché forse i giocatori che hanno fatto un allenamento troppo pesante, alla fine quando vanno a giocare può darsi che Lucia, non ce l'hanno fatta a tirare per 90 minuti. Può darsi, calcio, no, può darsi. Credo allora, che nel sia calcio si può dire tutto. Perciò, diciamo, interviene. Lui ha detto la sua. Può darsi, andiamo in pubblicità e poi riprendiamo. A tra poco. Non sono venuto a rispondere. Bravo. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22:17 minuti, entriamo in diretta. Allora, prima di proseguire dallo studio, torniamo in regia da Andrea Costantini per farci un po' la sintesi delle operazioni di mercato delle ultime ore. Andrea. Sì. Intanto Enrico, parliamo subito del prossimo avversario del Pescara. Il 20 gennaio la squadra di Zeman giocherà lo Zaccheria di Foggia contro il Foggia. Foggia attivissimo sul mercato. Oggi due annunci: Leandro Greco, centrocampista in prestito dal Bari, e poi arriva anche il difensore svincolato Zambelli, ex Brescia ed Empoli. Sta per firmare, almeno così dice Radiomercato, Denis Tonucci, altro difensore che arriverebbe dal Bari. E sempre il Foggia sta trattando con la Roma gli under Nura e Sadik, centravanti che ha giocato anche con la prima squadra, ha fatto anche l'esordio in Serie A. E poi una notizia molto importante che arriva da Verona, perché qualora Dario Dainelli, difensore del Chievo, si liberasse dal Chievo, potrebbe accasarsi proprio al Foggia. Quindi Foggia che sarebbe molto rinforzato
almeno stando ai nomi, quello che giocherà contro il Pescara il prossimo 20 di gennaio, ma attive anche altre squadre, in particolare il Parma che sta ritoccando l'organico per sferrare l'assalto alla Serie A. Alessio Da Cruz, che ha fatto molto bene nel girone d'andata con il Novara, è un giocatore del Parma, ha firmato proprio un'ora fa e pochi minuti fa invece è uscito il comunicato che stiamo mostrandovi in sovrimpressione. Il Carpi, e qui abbiamo una vecchia conoscenza del Pescara, ovvero l'attaccante Federico Melchiori, che deve recuperare dal lungo infortunio, ha firmato con il Carpi. Melchiori arriva in prestito con diritto di riscatto per la società carpigiana. L'Ascoli, che domani annuncerà Simone Andrea Ganz, oggi ha presentato Martigno, che arriva dal Bari. Queste sono alcune delle trattative più importanti andate a segno. Aggiungo anche che il Bari ha preso il terzino sinistro Jure Balkovec dal Domžale, squadra serba, e poi ancora Palombi, giocatore della Lazio, resterà nella famiglia Lotito perché si accaserà alla Salernitana. Andrea, scusami, per quanto riguarda, siccome sono tante poi le notizie, le trattative, il Pescara, si era parlato anche dell'arrivo di un portiere di riserva dopo la partenza di Pigliacelli. Sì, il nome è quello di Anthony Iannarilli, un portiere che ha un trascorso molto importante soprattutto nei campionati di Lega Pro C1 e anche la vecchia C2, attualmente con la Viterbese, che però sta facendo un campionato importante in Serie C, quindi non è detto che possa arrivare e possa essere liberato dal Pescara, però è lui il nome desiderato per sostituire il partente Pigliacelli, che la scorsa settimana ha firmato con la Pro Vercelli. Allora, ero rimasto in sospeso con Luciano Marrone sin dall'inizio della trasmissione, perché c'è stato questo evento a Pescara il 1° gennaio, il Capodanno in Piazza della Rinascita, grande festa per Radio Parsifal, 40 anni compiuti, l'arrivo di Ermal Meta, e per chi non lo sapesse, perché la scelta è caduta su Ermal Meta, intanto per festeggiare il vostro compleanno? Sì, è stato scelto da noi questo artista che nasce a Sanremo del 2017, nessuno lo conosceva, forse Francesco non lo conosce nemmeno adesso. No, dopo adesso ha nel avuto... 2017 praticamente ha fatto tre successi, grossi successi, ha fatto terzo a Sanremo, poi quest'estate ha fatto un tormentone dell'estate e ultimamente ha fatto l'ultimo lavoro con Elisa, che praticamente sta andando fortissimo in top 40, e ci sono ancora tutti e tre i pezzi di Ermal Meta nelle prime 40 posizioni di Parsifal top 40. Quindi insomma, classifica da mesi è nei primi posti della top 40. Sì. E quindi da questa... ecco, possiamo intanto vedere le immagini della manifestazione che si è tenuta il 1° gennaio. Questo era il 31 dicembre al Paladin Martin di Montesilvano, dove abbiamo aspettato il 2018 con il countdown. Qua Guido sta stappato, diciamo, lo champagne per l'arrivo del 2018, dove Parsifal ufficialmente ha festeggiato 40 anni di trasmissione. 40 anni sono tanti, Luciano, eh? 40 anni sono tanti. Avevo 22 anni quando ho aperto Radio Parsifal, ho iniziato questa attività, ecco, per gioco. Qual è il vostro segreto? E ora invece abbiamo questa realtà in Abruzzo, siamo la prima radio come ascolto, la sì, prima radio in Abruzzo. E poi abbiamo la seconda radio, che è Radio California, che è nata nel 1990. Ecco, ma qual è il segreto di questo successo? Beh, non aver mollato mai, aver sempre creduto a quello che era la mia passione, quello del microfono. Quando ero studente universitario, che ho fatto per pochi mesi lo speaker in una radio, e da là mi sono innamorato. Quanta emozione c'è stata davanti di questo mezzo, di questo microfono, di queste, ecco, trasmissioni? Quanta radio. Emozione c'è stata davanti a tutta quella folla? Allora, qui al Paladin Martin erano 5-6 mila. Sì. Invece il 1° gennaio alle ore 19, praticamente col concerto di Ermal Meta, ne erano 40 mila, così sono state stimate. La piazza era stracolma, era piena. Come a Bologna, praticamente.
i 40.000 di Bologna li ho riportati in piazza Salotto. Sì. Senti, il Comune di Pescara ha scelto voi come partner per l'organizzazione di questo evento. È un, diciamo, si può ripetere, è stato... Certo, si ripeterà senz'altro, il Comune è contento di questa sinergia che ha fatto con la radio pescarese, perché noi nasciamo a Pescara, in Viale Bovio, dove abbiamo la sede da 40 anni, che siamo lì all'ottavo piano, l'ho detto anche sul palco quando abbiamo regalato pacchi di premi anche agli spettatori del concerto di Ermal Meta. Ecco, la cosa che ti ha fatto più piacere nell'ambito di questa serata qual è stata? L'affetto della gente? Sì, beh, questo, c'è stato questo momento, proprio preciso momento, dove Luca ha detto dal palco, eravamo sul palco, con questi 40.000 in piazza, ha fatto il countdown, ha detto, dico, arrivo fino a tre, poi dite Radio Parsi, allora tutti e 40.000 hanno, c'è stato un boato, come se fosse stato un gol. Radio Parsi fa tutti in 40.000. Senti, tu chi ti senti di ringraziare per essere arrivato a questi livelli? Tutti quelli che hanno creduto nel vostro lavoro, in tanti radioascoltatori. Sì, io dovrei ringraziare un sacco di gente praticamente, a parte gli ascoltatori che ne sono tantissimi, li ringrazio per averci sempre seguiti e ascoltati, avere questa fidelizzazione su Radio Parsi. Generazioni. Beh, bravo, appunto, 40 anni sono cambiate le generazioni. Però io devo nominare anche qui in televisione, magari mi sta pure ascoltando, mio padre che ha 91 anni e lui fu il primo ad aiutarmi a realizzare questo sogno di dire voglio aprire una radio privata, mi aiutò a dire vabbè apriamo la radio, perché negli anni 70, nel 77-78 si poteva accendere il trasmettitore, si poteva aprire la radio senza troppi documenti, senza burocrazia. Ma non è stato aprire, poi continuare è stato il difficile. Ecco, bravo. E poi nella continuazione c'è stata sempre mia moglie, che devo ringraziare, che ha avuto fiducia in me, e oggi devo ringraziare mio figlio che quasi trentenne mi sta dando da Guido mano. Senior a Guido praticamente Junior. C'ho Guido Marrone 91enne, Guido Junior trentenne quasi e io sessantenne, praticamente 30-60-90 ce l'abbiamo in casa. Io e credo questa, che la fiducia, questa sapere che c'era mio padre e c'è tuttora, che mi è stato vicino, adesso c'è, sapere che c'è Guido, mio figlio pure, che crede in questa attività, mi fa essere molto soddisfatto e contento di questa, che ho fatto questo lavoro particolare, perché vivere con la radio partendo per gioco non è stata una cosa che uno lo poteva prevedere, però è arrivato questo successo, diciamo, di 40 anni dove posso soltanto dire, quindi che prossima festa a 50 anni bravi. La facciamo, sì. Anzi, devo pure ringraziare tutti i collaboratori che sono passati ai microfoni di Radio Parsi, certo. No? Questo va detto pure. I collaboratori, tra cui anche lui, anche tu, tante persone, forse sono stato bravo pure a scegliere le persone che dovevano. Quindi prossimo appuntamento, la festa di 50 anni. Eh? Fra 10 anni saremo... Fissiamo questo obiettivo. Vabbè, complimenti da parte grazie. Di tutti noi, a tutta la famiglia di Parsifal. Beh, sono rimasti pochi minuti nell'ambito di una puntata un po' particolare. Che vogliamo dire in questi ultimi 5 minuti? Perché le società, le squadre sono al lavoro, no, per proporci un girone di ritorno, speriamo più interessante. Antonio, ci riusciremo a vedere qualcosa di meglio? Guarda, è quello che mi auguro, perché in effetti, soprattutto la domanda che volevo fare a Francesco prima è questa. Praticamente Pescara si accinge a cedere Mazzotta, uno dei punti fermi dell'allenatore, per cui c'è già un buco in più, voglio dire, o no? Perché non è che all'improvviso è la scelta del giocatore, per cui se chi c'era già in organico non giocava prima, che mancava Mazzotta, non è che adesso è automaticamente titolare, perché è ovvio che questo è un buco, quindi questo può essere un problema. Sicuramente io ho sentito che sono le notizie da Foggia. Mi fanno ricordare i tanti mercati invernali che ha fatto il Pescara, quando arrivavano 7-8 giocatori, ma non era quello la ricetta. La ricetta del mercato di gennaio è semplice, quello di trovare veramente la possibilità di inserire due o tre giocatori
in una squadra che già funziona, che ha qualche problema. Quindi funzionali. Esatto, funzionali. Come infatti quello che probabilmente sta facendo il Parma, che come ho già detto, che sta facendo il Bari, perché anche il Bari, cioè queste squadre già assestate, cercano di fare qualcosina in più per dare più sostanza alla squadra. Noi invece abbiamo questo problema che non sappiamo ancora che tipo di mercato bisogna fare, perché se devono uscire in tanti, voglio dire, non lo sanno loro, il problema non lo sappiamo noi, non lo vediamo, noi stiamo dicendo. Sì, sono d'accordo con te, ma devo solo sperare che loro hanno le idee chiare, dalle parole riescono a passare ai fatti, ossia l'idea, la strategia, riescono a fare quello che devono fare. Se va via Mazzotta, evidentemente a Zeman va bene Zambano a destra, Crescenzi a sinistra, dopo non può essere così, perché Mazzotta gioca tutte le partite, quindi ha senso questo che ho capito, ma se la società non vuole rinnovare il contratto a Mazzotta, magari da qui a 15 giorni qualcuno ci verrà a dire che Mazzotta non voleva rinnovare il contratto perché voleva andare, che poi me lo insegni tu, che nel calcio sono tutti bravi, tutti innocenti, siccome si presume che si faccia un mercato esattamente quelle che sono le idee dell'allenatore, perché è chiaro che l'allenatore deve, se lui resta, ovviamente è quello che dà le linee, a me servono tenere mai i giocatori, per cui credo che nelle sue richieste ci debba essere a questo punto pure un terzino sinistro. Questa è una domanda che Riccardo, cosa vuoi dire in chiusura, poi sentiamo Federico. Può darsi. Guarda, in chiusura prego. Io volevo dire che innanzitutto che odio il mercato di gennaio, perché sono due campionati e a me il mercato di gennaio, il fatto che adesso si riparte da capo, onestamente non mi piace, e lo limiterei veramente a uno o due giocatori. Non puoi una squadra prendere sette giocatori. Uno. Punto secondo, secondo me dovevamo cambiare allenatore, lo dico apertamente, perché per me il giocatore, la squadra è forte, io ritengo che non sono i giocatori il problema, ma in questo caso è il manico che è sbagliato, è un mio pensiero, lo dico pubblicamente, mi prenderò tutta quella parte di critiche, ma io ritengo che questa squadra con un allenatore diverso sicuramente, secondo me, avrebbe più punti. Federico. Questo, cioè il futuro del Pescara, secondo me, dipende solo da Zema. Perché Zeman è lui che fa tutto, decide tutto, sceglie tutto. L'altra volta, quando ho detto che volevo, che anche io sarei stato capace di vincere il campionato chiaramente l'ha vinto lui, scegliendo quei giocatori che ha scelto e ha portato lui a Pescara. Io ti rispondo. Sì, però non molto velocemente. Non si può essere prigioniero. Due anni fa lui ha dato continuità ai giovani, quella che questa volta non può darsi che il girone di ritorno sia completamente diverso da quello dell'andata. Completamente diverso, io francamente non lo so se sarà in maniera positiva o in maniera negativa. Può darsi che tra i giovani che ha preso ci siano tre o quattro elementi veramente formidabili, come non dimenticate che con lui lavora un certo Pavone che sui giovani è stato fatto, ma non gli dà continuità. E adesso guarda del sole, guarda Capone, dobbiamo semplicemente aspettare. Come la moglie, ti può uscire guarda bene, Mancuso, e ti può uscire male. Una pillola di saggezza da parte di Federico De Carolis, che ringrazio insieme ad Antonio Leonardis, a Luciano Marrone. Non ti dimenticare a 50 anni di fare un'altra festa, di tornare qui a Replay. Grazie a Francesco Riccardo Crinco, grazie a Andrea Costantini. Enrico, prima di chiudere, visto che prima mi chiedevi del portiere, ti ho parlato di Annarilli, però c'è un'ultima voce, possiamo vederla sul sito Tutto Mercato Web, che riguarda un portiere che rientrerebbe nella trattativa con il Palermo per Embalo. Il portiere è Fabrizio Alastra, classe 97, che attualmente è in prestito dal Palermo al Prato e potrebbe rientrare nell'operazione che porterà Embalo a Pescara. Quindi è un nome che potrà essere quello del dodicesimo del Pescara. A te. Vedremo lunedì prossimo cosa sarà successo in questa settimana. Grazie a Maurizio Daguì in regia, alla Publi Video di Pulimante, alla GT Fotovideo. Ci ritroveremo lunedì prossimo. Grazie per averci scelto.
Serie B con te.it, il campionato degli italiani.